Siamo qui oggi per mostrarvi come fare una lenza per i calamari, una lenza da traina. Abbiamo qui tutto quello che ci occorre, una lata di sughero, i due rapalini, possiamo utilizzare i colori che più ci piacciono. Abbiamo qui un affondatore con lo sgancio, una girellina a tre e i due moschettoncini piccoli per legare sulla testa dei rapalini, un po' di nylon del 35 e un po' di nylon dell'80. Ora abbiamo tutto l'occorrente per preparare la nostra lenza. La prima operazione che andiamo ad effettuare è quella di legare il nostro sughero al nylon dell'80. Stringiamo, dopodiché andiamo ad avvolgere questo nylon dell'80 circa 10 metri di lenza. Ok, a questo punto della lenza abbiamo creato un'asola alla quale siamo andati ad applicare un elastico di questo tipo, va benissimo, circa 70-80 cm, che ci servirà poi da ammortizzatore al nostro affondatore. Lo avvolgiamo ora nella lenza, in modo maniera che poi rimanga il più ordinata possibile, ecco, e andiamo ancora ad avvolgere il nostro 80 per una lunghezza di circa un'altra decina, 12 metri. Sulla testa di questo nylon andiamo a collocare una girella con il moschettone, di queste dimensioni va benissimo. Questa girella ci serve a collegare il nostro affondatore a quella che è la lenza. Max ha preparato uno spezzone di nylon dell'80, dove ha collocato su un'estremità una girellina con il moschettone di queste dimensioni. A metà circa un moschettone fisso e all'estremità una girella semplice. A questo punto inseriamo la prima girella con il moschettone nel foro alto del nostro affondatore, come potete vedere. La girella fissa che Max aveva collocato a metà lenza ci serve a inserire dentro questa molletta che ci servirà poi per lo sgancio. Ricordo che questa molletta è regolabile a seconda del peso dei rapalini che andiamo a mettere dopo. In questa maniera si crea più o meno sforzo, per cui lo sgancio è più o meno duro a seconda di cosa noi vogliamo. Adesso Max la sta aprendo, per cui lo sgancio è molto semplice. Starà poi l'abilità del pescatore a trovare la misura giusta per uno sgancio corretto. Abbiamo ancora la girella terminale, girella normale, alla quale andiamo a fare poi con il nostro 35 l'armatura per collocare i due rapi. A questo punto andiamo
a utilizzare circa una dozzina di metri di 35 e all'estremità Max andrà a legare la girellina a 3 che ci servirà poi per fare la nostra lenza. Abbiamo ora la nostra girellina A3 legata alla lenza, non ci resta che ultimare facendo il terminale. Utilizzeremo due spezzoni del 35, uno di circa un metro abbondante. E il secondo di circa la metà, 30-40 cm, va benissimo il pezzo che ha tagliato Max. Ora andiamo a terminare l'operazione inserendo sui due terminali i due rapalini. Se utilizziamo rapalini di questo tipo, abbiamo sempre la convenienza a mettere il più grande sul fondo, in modo che non crei turbolenze strane al più piccolo, e noi utilizziamo una girellina con il moschettone in maniera che il pesce giri libero. Andiamo a legare anche la seconda girella. Utilizziamo la girella anche per godici da il modo e la maniera di poter intercambiare i rapala a seconda delle colorazioni che più preferiamo, senza dover star lì magari di notte a legare nylon molto sottili. Ok, abbiamo i due terminali, non ci resta che attaccare al moschettone il rapala grosso per il fondo, quello leggermente più piccolo davanti. A questo punto, illustrando una simulazione, ovviamente abbiamo accorciato notevolmente la seconda lenza che va sul calamaro. Vi facciamo vedere il buon funzionamento di questo affondatore che lavora verosimilmente su questo assetto quando viene trainato dalla barca. Quando il calamaro boccherà, lo sgancio ci permette di far fare questo movimento al nostro affondatore venendo a sollevarsi fino a galla. A quel punto il calamaro è attaccato alla lenza.
Allora, stiamo uscendo per Calamari, sono le ore 17 circa, aspettiamo il tramonto che è l'ora propizia per questo tipo di pesca. Max ci fa vedere un affondatore, una scarpetta. Lui a quest'ora preferisce pescare nel secondo buco e non nel primo, in modo che la scarpetta raggiunga una profondità superiore a quella del primo buco. Diciamo che qui pesca sui 4-5 metri, dal secondo buco intorno agli 8-9 metri. Praticamente noi andiamo a legare questa lenza a un divergente, diciamo così, artigianale fatto da noi, niente di più che una canna. Abbiamo la scarpetta con lo sgancio e poi abbiamo tutta la lenza, dove praticamente alla fine di questa lenza andiamo ad inserire due rapalini con il carciofino, che servono appunto per la cattura del calamaro. In pratica la posizione di traina è questa che ci fa vedere Max, la posizione corretta. Una volta che il calamaro abbocca, sgancia, la trazione della barca fa sì che l'affondatore venga a galla e ci segnali che il calamaro è rimasto imprigionato nei rapala. Allora Max si accinge a calare i due rapalini. Noi cerchiamo di trovare la velocità giusta per l'assetto. Ecco, adesso lavorano abbastanza bene, diciamo che siamo intorno al nodo. Max fila la lenza piano piano, lui ha scelto come profondità il secondo buco, quindi andrà a pescare intorno agli 8-9 metri, come dicevo prima. Ora sta filando la scarpetta. Al termine di questa lenza noi abbiamo attaccato un elastico comune che ci permetta di fare da ammortizzatore al nostro divergente artigianale. Una solina, un gancetto. Ora la lenza è pronta per catturare il primo calamaro. Stiamo filando la seconda lenza, una scelta differente di colori, non per l'ultimo calamaro, che è un giallo arancione,